Oggi andiamo al Monte Legnone e facciamo una notte al Bivacco Silvestri. Andiamo? Siamo al rifugio Roccoli Lorla. Una volta parcheggiata l'auto con il costo giornaliero di 4 euro, se ci poniamo di fronte alla facciata del rifugio, vediamo un cartello che indica la partenza del sentiero per il Legnone, dato a 3 ore e mezzo. Passiamo così a sinistra del rifugio, procedendo in una bella macchia di larici. L'intero percorso che ci attende si appoggia sul lungo crinale del Legnone. Dopo una breve discesa siamo ad un gruppo di cartelli e seguiamo le indicazioni per Agrogno. Una volta giunti all'Alpe Agrogno, il sentiero procede pianeggiando sul lato alto dei prati, passando a sinistra delle due baite e del baitone dell'Alpe. Procediamo seguendo i cartelli CAI e in breve tempo siamo alla Cadelegne o Bivacco Silvestri. Lo superiamo e procediamo lungo un breve tratto quasi pianeggiante fino ad un grande ripetitore posto proprio sul crinale alla nostra sinistra. Il sentiero, sempre molto marcato, comincia a salire deciso, zigzagando a pochi metri dal crinale che alla nostra sinistra precipita sulla bassa Valtellina. Proseguendo affronteremo qualche passo di arrampicata assistita da corda fissa. Attenzione soprattutto in discesa. Si prosegue salendo con pendenza severa. Ora il sentiero si appoggia sul versante destro e procede rimanendo più basso rispetto al crinale. Restiamo sul sentiero principale e ci portiamo all'anticima del Legnone, metri 2529. L'ultima parte del sentiero dovrà essere affrontato in arrampicata non difficile, assistita da corda fissa. Gli ultimi sforzi sono infine ripagati dall'incontro con la grande croce sommitale del Monte Legnone, metri 2609. La difficoltà si attesta sul livello escursionisti esperti, percorribile in circa 3 ore e mezzo con un dislivello complessivo di circa 1200 metri e con 12 km totali percorsi. E lo zaino di oggi, bello carico, non ho neanche pesato perché ho paura, poi mi influisce negativamente sulla camminata. Boh, chissà quanto pesa sta bestia. Allora, siamo a buon punto, si vede la cima lì, poca neve, caldo boia. E abbiamo il nostro Albertone. Allora, Albertone com'è? Male. Male? Perché? Fa caldo, abbiamo portato mille cose inutili. Dai, dillo, l'abbiamo fatto apposta per allenarci. L'abbiamo fatto apposta, no? Finito parte di bosco, adesso siamo sotto il sole cocente. Per i prossimi 2,5 km mi abbronzerò ancora di più. E non ne ho bisogno. Che meraviglia, si è avvicinato proprio. Oh wow. No, perché sono abituati, penso, a vedere persone. Mai visto uno stambecco da così vicino. Breve visita all'interno del bivacco. Allora, nome originale Cadelegne. Ecco, Guido Silvestri, metri 2146. L'interno si presenta così. Insomma, minimo indispensabile. C'è un po' di arbusti qua. Per chi vuole tagliare la legna, c'è la sega, quindi puoi anche non portartelo. Mini stufa, non so a cosa va, ad arbusti probabilmente sì. Vedi che ci sono gli arbusti. C'è uno, due panche mini, tre panche, vabbè, due panche lunghe e una piccolina qua, e c'è il camino bloccato, nessuno vuole che usi il camino. Ah, c'è anche la griglia, guarda, possiamo fare una grigliata, Albi, vuoi fare una grigliata? Più che bivacco qua sembra una stalla. Non ti dà aria di stalla? Proprio da mucca. Vabbè, dal bivacco è tutto, adesso andiamo in cima e vediamo che succede. C'è un sole che distrugge oggi. Ma allora, là c'è il bivacco e là l'alpeggio dove eravamo prima. Fatto questo viaggio qua. Che salitona. Thank you.
questa è la parte un po', diciamo così, tra virgolette tecnica, ma niente di che. Infatti il nostro velino Albi ci mostra come fare senza l'ausilio di corda, tra l'altro rotta. La sistemiamo, Kai, e cambiamo queste brutte robe che sono vecchie, marce, stanno qui da 80 anni. Siamo praticamente all'anticimma del Legnone, 2529, e da queste parti è la vetta più alta questa, giusto? Eh sì, cari miei, la vetta più alta di Lecco. Tra un po' sarò alla vetta più alta di Lecco, zona Lecco, per la seconda volta. Adesso inizio la breve scaletta. Questa qui. E arrivi, fai l'ultimo pezzo, praticamente arrivi in alto. A due passi dalla croce. Com'è in su? Com'è in su? Ah, vieni. Fresco? Fresco? C'è il sole. Sto imprimendo le tue gesta. Bene, sì. Siamo finalmente in cima. Wow, c'è questo enorme blocco di neve, che tipo altissimo, la mega croce del Legnone, lì c'è la cappelletta, quello che è, e boom, dai, c'è l'ombra qua, ma che panorama, ma che nuvole, c'è l'ombra. E soprattutto, va, che cacchio di fame che c'ho. Camminare con questo sole, 10 rotti di zaino sulle spalle, ti ammazza. Monte Legnone, metri 2610. Sì. Vabbè, ce l'abbiamo fatta. Grandi chef qua. E poi, se abbiamo ancora fame, ci sono i Pringles e i salamini. Stanno finendo, Vabbè, ma tu sei un mangione. Ci sono le barre di sei un mangione e un bevone. Sto bollendo. Non sembra bravo. Facciamo vedere come raccogliere l'acqua. Ciao. Ciao. Abbiamo trovato un altro come sempre ho raccattato un altro escursionista. Sono bombolette dentro quel bivacolino, l'hai visto? Non l'ho visto, ma
Molto bene, direi che il video anche oggi posso concluderlo qui. Siamo al bivacco e abbiamo mangiato tutto il resto. C'è sto tramonto pazzesco. Spero ti sia piaciuto il video. Il video che ho girato con il dronino. Là c'è la grigna in tutto il suo splendore. Nuvolette rosa. Fucsia, quello che è. Wow, posto spettacolare. Straconsigliato. Se puoi facci un salto. Là dentro non è il massimo, è molto rustico, molto molto basic, ecco, non ci sono comfort, non c'è niente, c'è anche un cattivo odore, però il posto in sé non è male. Bella. Niente, a un prossimo video, ciao. Ci vanno. Un buongiornissimo dal bivacco Silvestri. Ah, che bella luce. Grigna bella innevata. Quei due pazzi sono risaliti su in vetta per vedere l'alba. Io col cavolo ho fatto una bella dormita e... No, bella dormita no. Avrò dormito l'ultima ora. Non ho dormito niente perché c'è... che fa freddo, tira tutto il freddo dal pavimento, quindi niente, qua non si dorme bene per niente. Ti devi portare o un materassino bello spesso o se no il materassino d'aria, quello sottile, piccolo, no? Da viaggio.